In questo numero, turismo, futuro tra sostenibilità, sviluppo e innovazione. Tutelare il designer della comunicazione visiva. BNL, l'importanza della comunicazione social. Brexit, l'incertezza è sovrana. A seguire, 120 secondi di notizie. E per concludere, la rubrica di Economia Verde Prometeo. Il turismo del futuro in Italia avrà la lentezza dei percorsi a piedi lungo i cammini, le tratte dei treni storici, la dolcezza degli spostamenti in bicicletta, le tradizioni dei piccoli comuni e dei borghi e riscoprirà la qualità dell'offerta e delle presenze anche nelle grandi città d'arte. In una parola, sarà sostenibile, sì, ma all'insegna dell'innovazione. Una leva di sviluppo del territorio che fa bene all'economia e all'occupazione. Il turismo è centrale in Italia per l'occupazione, l'ambiente e per il benessere dei nostri cittadini, perché possiamo mantenere al meglio un paese come l'Italia, ricco di biodiversità naturali, agroalimentari e di bellezze culturali, storiche, paesaggistiche assolutamente uniche, nello stesso tempo creando le condizioni migliori per avere un incremento del turismo non tanto come numeri ma come qualità e come indotto per il nostro paese. La proposta, lanciata in occasione della Giornata Mondiale del Turismo e nell'anno internazionale ONU del turismo sostenibile, è dunque quella di un ecobonus per il settore da inserire nella prossima legge di stabilità, con misure e incentivi a sostegno di una riforma green a 360 gradi. Ma quello che serve è anche una visione d'insieme. Manca un'idea d'insieme, un'idea quadro. Ci sono incentivi che sono stati sempre figli di o emergenze o urgenze o di interventi spot. Il dibattito qui è sugli strumenti che ci consentono di far sì che le politiche che facciamo siano sempre comunque sostenibili e durature nel tempo. Insomma, in tema di turismo sostenibile le misure ci sono. Ora serve un quadro più coerente per mettere ordine. Ne vale la pena, visto che l'industria turistica rappresenta un'eccellenza per il nostro paese. Noi in questo momento siamo in una situazione in cui il turismo cresce più di più rosee previsioni a livello globale. Le previsioni davano il 2016 come lo sforamento del miliardo di viaggiatori, sono 1.200.000.000. Stiamo parlando di un settore che non ha in questo momento segnali di rallentamento o di decrescita. La sfida in questo caso è quello di consolidare situazioni privilegiate. Come? Puntando sul fattore sostenibilità, su una visione organica, sulle best practice e sull'innovazione. Innovazione che è al centro dell'attività di start-up e giovani imprese, quelle che la Fondazione Univerde ha premiato con i Green Pride. Tre le realtà che si sono aggiudicate il riconoscimento. Club, incubatore di imprese e start-up innovative, Primis, azienda che opera nel campo della robotica, dalla domotica ai droni, e Genera, attiva nel settore dell'efficienza energetica e delle fonti alternative. La professione designer della comunicazione visiva deve essere riconosciuta come titolo, sia per accedere ai concorsi pubblici, ma anche come libera professione, con tutele adeguate. In realtà il design è una cosa estremamente importante che compete appunto, che riguarda in modo specifico il progetto e quindi a quell'età, a quella sfera cognitiva, il designer può essere definito piuttosto che un tecnico, che sarebbe veramente eccessivamente riduttivo e non corrisponderebbe alla realtà, il designer è un intellettuale principalmente. Un professionista che deve essere riconosciuto come tale dal mercato del lavoro. L'obiettivo maggiore che abbiamo come coordinamento per la rappresentanza del mondo del lavoro autonomo professionale è quello di fare in modo che le associazioni, e in particolare le associazioni ai sensi della legge 4 del 2013, possano svolgere quella funzione precipua che gli è data dalla legge, e cioè quella di valorizzare le competenze dei loro professionisti, rendere riconoscibile all'esterno le caratteristiche delle professioni in un mercato che è sempre più selvaggio e che deve puntare quindi alla qualità, alla competenza, alla formazione, alla qualificazione professionale. Un obiettivo condiviso anche a livello politico. Il lavoro deve essere remunerato per ciò che vale, occorre un equo compenso, gli strumenti possono essere molti per conseguirlo, anche innanzitutto liberando le associazioni che rappresentano questi lavoratori indipendenti.
dipendenti, liberandole dal vincolo che oggi non consentirebbe loro di informare adeguatamente il mercato. PNL è all'avanguardia come istituto di credito in Italia nella comunicazione social, considerata naturale approdo per una banca che guarda al futuro e per un brand che vuole comunicare in maniera sempre più condivisa e orizzontale con i propri utenti, prima che clienti. Il dato è emerso durante uno degli appuntamenti del Wired Next Fest, festival dedicato alla cultura dell'innovazione che si è tenuto a Firenze. In Palazzo Vecchio, la banca del gruppo BNP Paribas ha allestito BNL Square, uno spazio per eventi live. Luigi Maccallini, responsabile comunicazione retail di BNL, ha spiegato, sollecitato dalle domande di Federico Ferrazza, direttore di Wired Italia, la filosofia social della banca, che è stata pioniera nell'uso della rete a partire dal 2009-2010, con esperimenti innovativi legati inizialmente alla promozione culturale e in seguito anche sportiva, e la creazione nel corso di quasi 10 anni di una piattaforma che oggi conta 13 canali tematici ricchi di approfondimenti e contenuti visitabili in rete su Facebook, Twitter, Instagram e LinkedIn. Tutto nasce dalla necessità, se leggiamo le ricerche sullo stato della fiducia tra le banche, i propri clienti, i propri prospect, dalla necessità di riallacciare la conversazione. È un'iniziativa che è partita nel lontano 2009, inizialmente con attività non di tipo bancario, dove abbiamo utilizzato i social media per donare, per condividere gratuitamente dei contenuti di valore, permettere a tutti di vedere questo contenuto senza dover fisicamente spostarsi e su questo allacciare una conversazione. Alla piattaforma BNL People, vera novità social per la comunicazione di una banca, si accede via Facebook. È nato come uno spazio di dialogo tra la banca per un mondo che cambia e le persone, persone che hanno scelto da tempo di essere nostri clienti o che si affidano a BNL per la prima volta per un'informazione o un parere, persone che ancora non conoscono BNL o persone che lavorano al suo interno. BNL People è uno spazio dove poter entrare in relazione con la banca per avere risposte reali e concrete sulle proprie necessità per l'immediato e i propri progetti per il futuro. Un canale dedicato anche a chiarimenti, spiegazioni, suggerimenti sui prodotti e servizi finanziari della banca, con parole semplici. La pagina Facebook piace a 56.053 persone ed è seguita da 55.277 persone. Oggi le persone vogliono avere una conversazione con le aziende e i nuovi canali social sono lo strumento elettivo per farlo, ha sottolineato il manager Luigi Maccallini. Una comunicazione che aiuta le banche anche a rafforzare la fiducia dei clienti e la scommessa di BNL tra le prime ad utilizzare con grande efficacia le potenzialità dei social network ha raggiunto risultati significativi. Sono milioni le persone che vedono online i contenuti che riguardano la banca diffusi tramite 13 grandi ecosistemi specializzati. Di fatto dal 2009 ad oggi, quindi sono passati quasi 10 anni, abbiamo costruito un ecosistema che è composto da 13 satelliti, ognuno di questo è più di una pagina social, primariamente è una pagina Facebook, ma c'è anche il mondo LinkedIn, Twitter, piuttosto che Instagram su alcuni particolari canali, in particolare quello dell'arte, dove cerchiamo di condividere contenuti, aggregare persone interessate a quella passione e con loro riaprire la conversazione. Al centro di questo ecosistema c'è la banca vera e propria, quello che noi chiamiamo BNL People, che è esattamente il luogo digitale dove oggi le persone possono vedere il Wired Next Fest che stiamo vivendo. L'incertezza regna sovrana sui negoziati per la Brexit, l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, la nebbia è fitta. I negoziati sono in corso da mesi, ma le parti non sanno che strada seguire e dove arrivare, soprattutto per i futuri accordi commerciali. L'incertezza fra uscita dura o morbida pesa soprattutto sui nuovi investimenti in Gran Bretagna, ora al palo. Una situazione che penalizza anche le imprese britanniche che commerciano con l'Unione Europea e con l'Italia, come spiega Jill Morris, l'ambasciatrice britannica in Italia. C'è molta incertezza. Molta incertezza, che è normale, e anche per questo il nostro primo ministro ha delineato chiaramente la nostra visione, e anche per questo noi vorremmo cominciare il prima possibile a negoziare, discutere con i nostri partner europei il futuro, perché soltanto in quel modo possiamo iniziare a ridurre il livello di incertezza.
Le esportazioni dell'Unione Europea verso il Regno Unito valgono il 3% del prodotto interno lordo dell'Unione, mentre l'export britannico verso l'Unione Europea rappresenta il 12% del PIL del paese. Noi vorremmo creare una situazione in cui i nostri business potrebbero continuare lo scambio libero con beni e servizi, perché noi siamo convinti che è negli interessi di tutti noi, per la prosperità del Regno Unito, ma anche per la prosperità dell'Unione Europea. Il Regno Unito, per voce del primo ministro Theresa May, intanto ha anche chiesto 2 anni di transizione prima della Brexit vera e propria, un modo per tranquillizzare mercati, imprese e cittadini. Con un po' di immaginazione, di creatività, noi possiamo creare il modello che ci permette di promuovere e proteggere tutti i nostri interessi. L'Italia è il paese europeo con il più alto tasso di evasione dell'IVA, l'imposta sul valore aggiunto che pesa sulla cessione di beni e servizi. La differenza tra il gettito prevedibile e l'IVA realmente incassata, secondo un rapporto della Commissione europea, è stata di 35 miliardi di euro nel 2015, il livello più alto di tutta Europa. Ma la situazione sta migliorando, l'IVA evasa è scesa dai 41 miliardi del 2011 ai 38 del 2014. Il mercato del lavoro in Italia è tonico. Fra gennaio e luglio sono stati siglati oltre 1 milione di rapporti di lavoro, ma la qualità è bassa, secondo l'INPS. Solo 27.000 sono contratti a tempo indeterminato, mentre la parte del leone è del tempo determinato, con 720.000 nuovi posti. Dopo l'abolizione dei voucher, i contratti di somministrazione sono aumentati del 20% e il lavoro a chiamata del 124%. Finisce in pareggio la partita fra Italia e Francia sulla cantieristica navale. I due governi, dopo mesi di incomprensioni e trattative, hanno trovato un accordo. Fincantieri acquista il 50% di STX, la società di cantieri di Saint-Nazaire in Bretagna, una quota paritaria con il governo francese. Ma per evitare l'impasse, l'Eliseo presterà l'1% del capitale all'Italia per i prossimi 12 anni. Super ricchi del mondo continuano ad aumentare e diventano sempre più ricchi. Lo scorso anno, secondo uno studio di Capgemini, i paperoni di tutto il mondo, quelli con un patrimonio finanziario di oltre 1 milione di dollari, sono aumentati del 7,5% e ora sono 15 milioni di persone, lo 0,2% del totale mondiale. E la loro ricchezza è cresciuta in un solo anno dell'8%. E in Italia non se la passano male, ora sono più di 250.000, il 10% in più in un anno. Continuano a correre i prezzi delle tariffe dell'RC Auto. In Italia le polizze per assicurare l'automobile sono aumentate del 13% in un anno. Ad agosto il prezzo medio ha raggiunto i 577 euro. Gli aumenti hanno riguardato tutto il paese, ma la Campania si conferma la regione più cara. Il premio medio dell'RC Auto nella regione è di 990 euro, il 70% in più della media nazionale. Tra arte e finanza, riflessioni su uomo e natura, investimenti, energie rinnovabili ed economia circolare. Il gruppo CAP chiude il 2016 guardando a un futuro nel segno della sostenibilità. Fare e diffondere cultura sui temi legati al rapporto uomo-mondo vegetale, con la volontà di contribuire a formare una coscienza responsabile per la tutela del pianeta. A seminare la buona pianta, la 3 giorni a Milano di musica, letture, interviste, spettacoli e passeggiate urbane, è stata l'occasione per riflettere sulla relazione fra uomo, piante e ambiente, un festival ideato e prodotto da Aboca. Quando si parla di uomo e di ambiente è paradossale il solo fatto che si sia capace di fare una differenza, perché l'uomo è parte dell'ambiente, siamo quindi responsabili dell'ambiente così come siamo responsabili di noi stessi. Credo questo sia sufficiente per comprendere quanto è importante questo tipo di riflessioni. Pensare alla natura, cioè ripensare il rapporto fra noi umani e il mondo vegetale o l'ambiente in generale, costringe o invita a occuparsi di tante cose diverse, delle arti ma anche delle varie crisi provocate appunto dagli umani, non dalla natura. Un
una riflessione che attraversa il mondo della finanza, quello imprenditoriale, le scienze e l'arte, per arrivare a seminare appunto il principio della responsabilità verso ciò che ci circonda e di cui siamo parte. Tra le utility che fanno il bilancio di sostenibilità c'è il gruppo CAP, che ha chiuso il 2016 con dei risultati che non hanno solo un ritorno economico, ma anche benefici per l'ambiente. Alessandro Russo, presidente dell'azienda del servizio idrico della città metropolitana di Milano. Abbiamo oltre 200 milioni che sono stati restituiti dai nostri investimenti, 80 il valore raggiunto della quota di investimenti, un valore importantissimo se pensate che un terzo di quello che noi incassiamo dalla bolletta lo spendiamo in investimenti, vuol dire nuovi tubi, vuol dire reti sempre più sicure, reti sempre più controllate. Dati importanti anche in campo ambientale, perché abbiamo ridotto in maniera importante le emissioni di CO2 certificando l'azienda con la carbon footprint. Un grande risultato anche riguarda le energie prodotti da fonti rinnovabili, che per il 2016 hanno raggiunto la soglia del 50%, ma grazie a un lavoro fatto con tutte le aziende lombarde dal 2017 la nostra azienda utilizza il 100%, quindi solo esclusivamente energia prodotta da fonti rinnovabili. Per finanziare gli investimenti nell'economia circolare, Gruppo CAP ha raccolto capitali con l'emissione di un bond da 40 milioni che si è chiusa in questi giorni. Il mercato ha risposto bene, sono stati tutti acquistati, adesso abbiamo una responsabilità in più, quindi investire questi 40 milioni di euro che sono quasi tutti destinati a politiche volte all'economia circolare. Niente aggregazioni, ma ricerca di sinergie. E questo è lo scopo del progetto Water Alliance, a cui il gruppo CAP sta lavorando insieme a 8 utility dell'acqua lombarda. L'obiettivo è quello, non è tanto di aggregare, ma è quello di fare sinergie, quindi fare delle gare insieme per ottenere dei migliori prezzi, e spingere il mercato a appunto per esempio a utilizzare l'energia verde facendo appunto gare in questa direzione e andare a ottimizzare quelli che sono i nostri processi, per esempio grazie all'utilizzo di un unico sistema informatico territoriale.